fare qui con noi, Paola? Sì, mi vai. Tra vicino a Samuel. Cioè, vai. Qua, Samuel, che piacere. Brave queste due ragazze. Se la cavicchiano, se la cavicchiano. Non essere scusa, solito. Ti sento un po' a casa tra due. Scusa, Simona. Volevo... Io sai che vorrei... A parte che ho visto dell'intimità tra di voi. Abbiamo fatto 3 anni di domenica sportiva insieme, io e Paola Ferrari. E ti ricordo che per illuminare lei alla domenica sportiva, metà Lombardia rimaneva buio. Senti, Simona, Paolo, noi abbiamo dei fuori onda nostri, che per fortuna attenzione, ancora messo, esatto. Ma abbiamo dei fuori onda. Sì. Allora, Paolo, andiamo a cercare. Intanto ricordiamo che tu hai partecipato alla primissima edizione di Ballando con le Stelle, era il 2005, e noi abbiamo un video di un tuo ballo, guarda. Ah, vediamo. Proprio in quale? Non è il Paola Ferrari e Andrea Placidi. Teatro. Questa trasmissione è qualcosa di magico. Brava, hai visto la sensualità. Senti, ma come sei? Come ti sei qualificata? Mi hanno eliminato dopo la seconda puntata e quello era il ripescaggio. Ok. Però insomma sono andata bene. Però era sensuale. Era molto sensuale. Cioè, hai visto, mi sono lanciata da giornalista che fa un ballo così. Senti, ma è stata dura? Ma sai, è stata particolare perché era la prima edizione, quindi era tutto nuovo, non sapevamo se il programma potesse aver successo, invece subito dalla prima puntata è stato un exploit. Mi ricordo che chiamò Adriano Celentano, che chiamò Milly per complimentarsi. E quindi era tutto nuovo, dura, no, devo dire molto molto divertente, perché allora si ballava comunque un po' meno, non era così professionalmente tecnico, no? Quindi no, dura. Oh, scusate, una visione, Fabrizio col caffè, grazie. Wow, buona domenica, buongiorno. Grazie Fabrizio. Allora, ho sentito Milly Carluccio appena attaccato, mi ha detto, mi raccomando Fabri, dia a Paola e Simone di rimanere sempre concentrate perché ballando continua, quindi rimanete sempre focalizzate. E perciò io vi ho portato 5 caffè proprio adesso. Ne manca uno, ma è per il mio amico Angelo, adesso lo porto macchiato. Grazie adesso mille, arrivo subito. Grazie mille. Lo volete il caffè? Sono subito. Paola, vuoi? Grazie. Io bisticciavo sempre con Mariotto, che mi dava 4. Ecco, no, a proposito, a proposito dei giudici, Paolo, ho letto che erano diversi tranne Guigermo. Guigermo è proprio lì dalla prima edizione. Sì. Perché c'era Eder Parisi, Amanda Lear, Roberto Flemac. È vero. Erano più tosti o più morbidi di ora? Più morbidi, perché noi comunque eravamo i primi tronchetti, come ci chiamava Milly. Poi era un cast straordinario, mi piace ricordare Fabrizio Frizzi. Certo. E vi ricordo che Fabrizio contava i passi, 1, 2. Io, Fabrizio erano i più imbranati di tutti. E loro erano più gentili, molto più morbidi, confronto adesso. E poi c'era Heather che ci ha dato dei consigli, e la più simpatica Amanda. Amanda è un altro mondo. Ma Mariotto dava già gli 0? No, non c'era. No, io ho preso un bel 4. Ecco. No, ma al di là di te, dico, in generale, ad altri concorrenti, lo 0 già lo dava? Lo 0 non c'era, ma il 4 che era pesante. Sì. Beh. Comunque, torniamo all'edizione attuale. Marocchi, sei entrato con questa cassetta, ci hai promesso backstage, segreti. Esatto. Possiamo vedere? Ma io non mi avvelenato. No, te lo dico, aspetta, se non ci hanno fatto... Prova un attimo che non mi fido. Scusa Marocchi, esci la cassetta di backstage. Escila. L'ho consegnata in regia, vediamola, agevoliamo il filmato e soprattutto capiamo qualcosa di più di questa Guandanamera, giusto? Guandanara, sì. Guandanara. Scusate, ho sbagliato. Guandanamera. Guanda, una domanda. Mi cambio. E ne
l'ennesima edizione di Ballando con le Stelle e anche per me. Come al solito, da deontologia giornalistica, racconterò la verità sostanziale dei fatti e sarò imparziale. Mazza che caldo qua, ma sarà sto lampadario forse? Milly, spegni i riscaldamenti. Comunque sarò imparziale, eh? Imparziale. Queste strade si sono prese la mia... Backstage si pensa sempre, no? Il glamour del sabato sera. Ecco qui, maglietta bianca, tutone. Appena doccia appena fatta, ci prepariamo e andiamo in pista. Bigodini. Paola e Simona, sono le concorrenti, questo non vale. No, non vale, scusa. Questo è l'organo di stampa delle concorrenti. Dice. Mi fa impazzire, mi fa impazzire. L'esclusiva, il dottore di Ballando con le Stelle, il dottor Clavenzani, come li vede quest'anno? Io ho visto che i giovani sono più fragili comunque. Atalgia ce l'hanno? Lombalgia? Mi sembra che c'è un ginocchio in giro, ma insomma... Una rotula che rotola. Sì, robetta, ecco. Just a gigolo, and everywhere I go. Wanda! Hi. Un saluto, Wanda! Niente, non riusciamo. Wanda? Ma non mi vede? Ma forse non mi vede, ma sono invisibile. C'è anche la collega. Zero di Mariotto. Sì. Ci sei rimasto male? No. Zero si dà per la performance che avete fatto? Per me assolutamente no. Tu hai tenuto questo corso di giornalismo, si è parlato tanto. La deontologia, cioè, mi permette di lavorare come giornalista in questo... Questa è pubblicità, lo sai che i giornalisti non possono fare pubblicità, cioè pubblicità, c'è un conflitto di interessi tra l'altro evidente, però devo dire che è dichiarato. Scusa, apri la giacca, fatti vedere, apri la giacca. Guarda che bella grande Marocchi. Questa la vendono da Angela Bella Fisica. Se però io ti devo fare una domanda. Cosa hai fatto tu a Wanda che non vuole parlare con te? Cosa è successo? No. Allora, attenzione, con me e anche con la collega Raffaella Longobardi di Vita in Diretta. Avete visto, eravamo lì a 5 centimetri praticamente ieri e c'eri anche tu lì dietro, si vedeva, Angela. Ma gli avete fatto qualcosa? Ti ha ignorato. L'abbiamo chiamata ma non rispondeva. Poi alla fine ce l'hanno portata via. Io non so cosa è un procuratore, lei monetizza. Cioè, tu arrivano su una scatola di cioccolatini, con delle rose, con qualcosa, ah, tu dici, no, mi domando... C'è qualcosa da dividare, non puoi che arrivare... Però mi domando, Paola, se anche negli altri talent che lei ha fatto si sia comportata così, perché domande. Ho scoperto... Quali talent ha fatto? No, ho scoperto questa notte che comunque lei aveva già fatto in Argentina, patinando con le stelle, no? Patinando por un sueño. Esatto, notti su ghiaccio. E poi l'anno dopo ha fatto anche Bailando por un sueño. Che baila è praticamente ballando. Ma ha detto che ha fatto la ballerina per una notte, però. In Italia, ma vale. No, è stata una concursante, quindi evidentemente. Hai capito, lei si è allenata e noi no. Hai capito quando? Ecco, adesso. Avete buttato benzina sul fuoco. Scusa, è una donna da affari, vuole qualcosa, una donna da affari. Scusate, Fabrizio, è così tutta la puntata. Cioè ogni per cosa questo che abbiamo appena saputo ci sta uno. Ci sta l'uno, è perfetto. Tra poco smetto. Tra poco. Grazie Fabrizio. Grazie. Allora vediamo, hai anche altro, spero. Io voglio capire questo, scusami Simona, cioè non parlava con te la Longobardi o con nessun giornalista? Per ora con nessuno. Ma tu sai se ha un contratto che le vieta di parlare con la stampa italiana? Sto indagando. Hanno detto che parla solo al telefono. Al telefono. Prova a chiamarla, Marocchi. No, comunque, vabbè. Tu che dici, Paola? Secondo... Ho detto, tu lo sai bene, Simona, lei è un procuratore, anche procuratore con un certo calcio, carattere. Sappiamo. Quindi deve monetizzare. Ma scusa, cosa devo portare? Un libretto degli assegni? Tu, non lo so, la protezione. Non sono stata sabato. Così volgare, non ho parlato di denaro. Delle rose, dei cioccolatini, un presente. Fare vedere presente. Che tu dai qualcosa tipo per avere. La magliettina che c'è. No, ma io chiedo alla produzione settimana allora, prossima. Allora, prossimo sabato. Che male, taccagno, metti di tasca tua. Che taccagno è? Non è taccagno. Marocchi, prossima settimana la produzione ti fornirà un bouquet di fiori. Grazie, Paola. Da porgere alla signora Wanda Nara e vediamo se parla con te oppure gli sei antipatico. Magari, scusa Paola, adesso ti dico una cosa, un gossip tra di noi. Tu hai lasciato i fiori in camerino ieri sera. Vero, ho lasciato i fiori in camerino. Però la sono scappata per dormire. La settimana prossima saranno da arredo un po'. Esatto, saranno da arredo. Ma torniamo a parlare invece di un personaggio.
Un purpurì, quelli con i profumi, no? Foglie secche, più che profumo, secche. Spero non che le abbiano tolte. Non si butta niente, ragazze, non si butta niente. Si butta niente. No, quindi teniamo anche i fiori appassiti, ma non per Wanda Nara, a cui prenderemo un bouquet nuovo. Ma adesso torniamo a parlare di un personaggio straordinario che abbiamo visto ieri sera, che è un gigante, secondo me, di questa edizione di Ballando con le Stelle. No, Serena, non devo lanciare il BWM di Banfi? Prima? Ah, prima è Teo Mammucari? Ah, però se tu scrivi col pennarello sbiadito, io poi non riesco a leggere. Ah, è colpa del nostro capo progetto. Benissimo, allora vediamo Teo Mammucari, sentiamo cosa ha detto ieri sera. Stanno facendo una cosa non bella, spero che chiederanno scusa presto. Vergognatevi. Rai 2, Simone Aventura, Paola Perego. Ah, ci devo fornare Rai 2, sì. Lo seguo. No, stanno facendo un boicottaggio nei miei confronti e purtroppo in mezzo c'è pure la Paola Perego e Simone Aventura. Coinvolte. Sì. Lambertucci. Lambertucci vince, però oggi esce. Va a casa, poi ritorna a Natale, capito? Lo speciale. Non funziona così. Sono bravissimo. Non funziona così. Io sono il vincitore. Non funziona così. Ascoltami. Stai rovinando il pensiero, allora, di un campione. Senti, io trovo che tu sia stato orrendamente sgraziato, ma che tu abbia un'energia. Volevo un commento su questo orrendamente sgraziato. Selvaggia ha detto la verità, eh. E quindi questo sicuramente depone a tuo favore, perché anche se vediamo una mezza schifezza, vediamo uno come che ci mezza crede. Schifezza, uno so che ci crede. Ragazzi, ma che era mezza schifezza? Sì, ma detto loro, mezza non sono sinceri. Quindi ti invito esattamente a non fare quello che stai facendo adesso, cioè a non digigioneggiare, come direbbe qualcuno un po' vintage. Allora io, perché finito? Rischi? No, no. Mi fai durare 25 minuti. Mi taglio le dita. Quella roba sull'ego, magari ci ha preso oppure non ti è piaciuta. Hai detto che il tuo ego rischia di soffocarti. No, questo lo pensa lei. Quando io userò sia l'ego, perché ce l'ho, e ballerò meglio, e le cose cambiano, ci vuole pazienza. Quindi due o tre puntate. Dai, due o tre puntate. No, due o tre puntate, vai a casa te perché te faccio licenziare, capito? Voglio chiedere a tutti voi se ha ragione Selvaggia. Cominciamo da te, Domenico. Io parto da un dato di fatto. Comunque lui, finora, negli ultimi anni, il sabato sera faceva il giudice. Forse deve entrare nella dimensione del concorrente giudicato. Cosa pensi, Samuel? Io penso che lui stia facendo se stesso. Sta portando se stesso, perché anche quando facciamo... proprio siamo lì tra di noi, salotto, lui è quello che è tiene il banco. È un inquinatore di pozzi, è chiaro che vede... Fa tanto spogliatoio. Cioè, fa tanto spogliatoio. Quindi, di conseguenza, secondo me, lui lì porta se stesso. Sì. E anche con la giuria è se stesso. Cioè, ma ieri quando ha detto Milli spegni la luce io ero piegato. In 18 edizioni non è mai successo che un concorrente dicesse spegni la luce, spegni la luce, poi dove tutti stanno in silenzio. No, è stato fantastico. Bello. Però allora qualcuno direbbe, Caroline direbbe, però lì bisogna ballare. Io ho visto invece, chiedo a Samuel, che loro capiscono sicuramente più di me, dei passi che non erano poi così male. No. Cioè lui qualche passo l'ha fatto, poi è dinoccolato e quindi non riesce a coordinarsi. Sono d'accordo sulla grande energia. Quando imparerà come mettere insieme le due cose può essere una rivelazione, state attente. Certo. Bisogna vedere se si applica. Perché non è tanto. Fino adesso si è applicato tanto perché le prove sta sempre. E se si applica può essere un rischio per voi, state attente. Genia Bomba. No, perché c'è un telespettatore molto noto che chiede se il vestito di Paola Ferrari è rosso Cina o rosso Estoril. Rispondi tu, Genia. Sempre rosso Ferrari. Rosso Ferrari ha detto. Eh? Ha detto rosso Ferrari. Sempre rosso Ferrari. Io comunico. Va bene, comunica. Allora, adesso invece torniamo, come stavamo facendo prima, a questo gigante di questa edizione di Ballando con le Stelle, che è il grande Lino Banfi. Ieri sera davvero lui ha condiviso con noi delle emozioni molto personali, ha condiviso con noi il suo dolore con una grandissima dignità. Vediamo. Ormai sono 7 mesi che Lucia è venuta a mancare.
io ci casco sempre poi, decido di non cascarci a parlare di Lucia, ma come si fa? Lei mi vedeva felice quando io facevo delle imprese nuove, io ho sempre amato e questa fare... è un'impresa nuova, quindi l'hai fatta contenta perché lei voleva. Un'esibizione pieno di emozioni. Sei una persona per me di campione di vita. Sei stato capace di rendere tutto così spontaneo, così naturale, così vero. Ci siamo commossi tutti perché abbiamo proprio sentito che era un dolore onesto, vero, e incontrollabile. Eva Zazzaroni! Ce l'abbiamo. 10! Fabio Canino! 10! Carolyn Smith! 10! Selvaggio Lucarelli! 10! Guillermo Mariotto! Punti. È un 10 guadagnato a passi di valzer. Che uomo straordinario, che uomo straordinario. Pensate che poi è venuto nella Sala delle Stelle e si è scusato con noi per aver pianto e per essersi emozionato. Ma io pianto. Tutti noi eravamo. Abbiamo pianto alla Sala delle Stelle, sì, ci ha veramente colpito. Perché sono quelle emozioni, quei dolori che un po' tutti abbiamo provato. E vedere un personaggio immenso come lui, che ci ha sempre fatto e solo ridere, è vero, vero. Mettersi così in gioco, voler voltare pagina e farsi aiutare anche perché fa anche gruppo, no? Un po' il nonno e lo zio che tutti vorremmo, è stato veramente toccante. Sì. Quindi, il bello di questa trasmissione di Ballando è che Ballando riesce, no, a farti fare un ballo che è danza sportiva, non dimentichiamolo mai, ma unire lo spettacolo e le emozioni vere. Perché lì, quando tu sei lì, e chi ha avuto la fortuna come noi di provare quella pista, tutto quello che senti viene amplificato. E sì, quando le emozioni sono sincere, come quella di Banfi, non possono non venire fuori, non possono non arrivare alla gente. Quindi grande, è stato grandissimo, ci ha emozionato tutti, però si sentiva, come dicevano i giurati, che era tutto vero. Assolutamente. Certo. Sì, quello è importante, le vere emozioni. Quello mi viene da pensare che Ballando tirerà fuori quello che siamo veramente. Una scuola di vita anche, no? Io te l'ho detto. Anche tu, Simona, no? Noi ci siamo sentite quando ho saputo che cominciavi e ti ho detto, vedrai che sarà, lo è stato anche per voi, un percorso che in qualche modo, anche se non siamo ragazzine, vi cambia e che resterà poi nei ricordi più preziosi. Esatto. Tirerà fuori quello che siete veramente, sì. Speriamo di io non inizio a preoccuparmi. Mi preoccupo. Grazie, ben gentile. È molto bello. Allora chiudiamo questo spazio di Ballando e salutiamo Domenico Maroc. Eccolo qua. Samuel Perron, ci vediamo martedì mattina. Ah già, mi glissi lunedì e andiamo martedì. Va no, bene. Ma ti ho chiesto se... Io lunedì, ti osservo. Lunedì devo andare, vado da Vita in diretta, è un evento, quindi sono felice. Se tu ci sei alle 7 di sera possiamo fare un'oretta insieme. Trovi la giustificazione. Potete anche telefonarvi dopo, volendo. Esatto, anziché parlare dello scambio. Esatto. E poi, naturalmente, Angelo Madonia, voi lunedì vi allenate, certo. Domani, ecco, vedi. Noi già stasera ci alleniamo. Vero, stasera, è vero. Anche stasera. Oh, io sto qua e vado a ho capito, mica sono brava come te. Io mi devo allenare molto di più. Rimane Paolina Ferrari perché adesso apriamo una bellissima pagina
su una trasmissione che è stata, diciamo, il contenitore di tante trasmissioni che possono arrivare. Una trasmissione che è rimasta nel cuore di tutti gli italiani. Sto parlando di Portobello. Amici, questo è Portobello, è una nuova trasmissione del venerdì sera. È importante che voi mi scriviate, mi segnaliate il vostro caso, cerco questo, oppure offro quest'altro, indirizzando a Portobello. È bello ritrovarsi a Portobello. Stasera è nata davvero, perché è nata una bambina nel corso della nostra trasmissione. Mi hanno fatto cenno, mi hanno detto è una bambina. Pronto? Pronto. Signora? Sì. Ah, è una gioia sentirla. Sì. Tutto è andato bene? Tutto bene. L'insegnante elementare Carmelo Raschellà è venuto da Galatro, in provincia di Reggio Calabria, questa sera a Milano per ricevere proprio il gattino che ci richiese qualche puntata fa. Quindi, come vedete, il gattino si appresta così ad andare in Calabria. Stasera siamo intinti nel colore, ecco, siamo colore arcobaleno anche noi. Devo dire però che forse per Portobello più che il colore, ecco, ha importanza il calore. E io sono persuaso che questa sera non mancherà. Porto 3. Porto. Marco 2, 2, 1. Disturbo. Tempo, grazie, non importa, pazienza. Per me è unico, quasi un padre per me. Padre per te. Cosa ha significato Portobello? Perché effettivamente è la genesi di tantissimi programmi che sono arrivati dopo, da Caramba che sorpresa, a Trovare marito, è stato fantastico. E Portobello è stata, diciamo, Scusa un attimo Paola. Due? Due nuovi ospiti. Due, Fabrizio, chi è? Due. Non è più ballando, presta, ora è Portobello. Devo ballare. Accomodati. Ve lo dico di che sun de Milana. Allora, visto che siamo cinque donne qui assolutamente, io andrei in pausa, sì, e poi torniamo per sviscerare questa trasmissione che è veramente rimasta nel cuore di tutti noi. Sì. A tra poco! Eccoci qua, bentornati a Citofonare le Due. Guardate che parterre di belle donne che abbiamo oggi con noi. Susanna Messaggio ci ha raggiunto, è rimasta con noi Paola Ferrari, Marina Persi, alcune delle famosissime centraliniste di Portobello. Ci avete fatto sognare veramente l'Italia intera. Allora, rivediamo un pezzetto di questo Portobello dove ci siete voi come centraliniste e poi ne parliamo. Voi vedete che il nostro centralino continua a lavorare, proprio sono sotto pressione le nostre deliziose ragazze, le inquadriamo, ecco, sono Paola, sono Marina, sono Elena, sono Antinisca, sono Anne, ecco, tutte sotto la garbata regia della nostra René Longarini. Cosa vincono? Le telespettatrici che hanno vinto magnifici premi per la casa, lavatrici, lavastoviglie, cucine a gas e frigoriferi. Il sorriso di goccia di whisky. Quello di goccia di luna. È stato un record senza precedenti. Lo ha totalizzato Elda Frascarolo. Marina. Penso che la gente si ricorderà per un bel po' della signorina. Gli ammiratori ne ha avuti tantissimi. Probabilmente sono le sue poesie che fanno centro. Paola. La signorina ha ricevuto moltissime telefonate, non solo in trasmissione ma anche durante la settimana. Un vero successo, insomma. E grazie al lavoro di queste ragazze che meritano l'ultima immagine, che dedichiamo con infinito affetto proprio alle nostre ragazze del centralino, a Paola, a Silvia, a Anna, a Marina, a Antinisca. Anche loro, con tutti noi, con tutti voi, sono state Portobello. Buonanotte. Bella, mamma
raccontate di qualche telefonata strana, di corteggiatori, perché tanti chiamavano solo per parlare con voi, è così Marina? Soprattutto c'era questo, il telefono era in fiamme, ma la cosa, non so se lo sapete, io feci una gaffa, ma che allora non raccontai mai, perché... raccontacela. Perché ho attaccato il telefono a Montezemolo. Ah no, non me la ricordo, no, raccontacela, ti prego. Perché allora zitti, chi è stato? Perché è andata così, cioè chiamavano i gatti. C'era qualcuno, non mi ricordo, un inventore che doveva la macchina d'acqua, una cosa di questo genere. Quindi... telefonò Luca di Montezemolo perché voleva per la Fiat, no, mettere a disposizione i laboratori. Siccome ricevavamo di tutto e di più, a un certo punto dice, pronto, sono Luca di Montezemolo e io sono Napoleone. No, veramente. È un classico, no? Un classico. Dopodiché ha richiamato. Ah, no, scusa, ha richiamato. No, ha richiamato, allora l'abbiamo passato a Rosolini e è andato in onda. Quando l'ho conosciuto gliel'ho raccontato. E tu, Susanna, ho le ragazzo... telefonate più strane? C'era un ragazzo molto carino che faceva il ballerino, che si chiama Lucio Presta, forse non lo conosci. No, non e lo conosco. Aiutava René Longarini a scendere, era educato, era gentile e era la perfezione dell'uomo. Infatti poi ha visto chi si è sposato, non so se la conosce, una mia amica. Ma non lo conosco, però parlavamo di telefonate. Appunto per quello nelle Ma lui telefonate. Non telefonava, era là? No, lui era là così, però ci diceva anche, mi raccomando, sorridete, perché quando c'è la telecamera bisogna fare questa faccia. E allora a quel punto... il sorriso che facevamo era che la prima cosa che ci diceva Enzo Tortora: ragazze, dovete essere gentili, in equilibrio, qualunque persona telefoni, voi dovete cercare di essere sempre carine. E infatti Marina ha messo giù a Luca di Montezemolo. Esatto. Paola, dai, raccontami adesso tu di un corteggiatore che ti ha chiamato, usciamo a cena, che ne so. Allora, io sarò un po' più seria, voglio raccontare un episodio invece un po' più sgradevole. Nel senso, perché come dicevo prima con voi, che Enzo è stato per me un secondo padre, con tutto il rispetto per le figlie, perché mi ha preso in un momento particolare nella mia vita. Allora, innanzitutto a noi non diceva nulla, almeno noi che abbiamo fatto le prime due edizioni, di come dovevamo vestirci, se dovevamo essere attraenti. Noi andavamo con una dolcevita. Certo. E questo è un modo. Bravo. Poi io ebbi una molestia, ero abbastanza, non dico pesante, ma insomma avevo 16 anni e mezzo, da una persona che era ospite una sera, e io, che rimasi piuttosto scioccata, andai subito da lui. Certo. E lui per me, cioè lui mi parava, cioè si metteva, sapendo che ero così giovane, quasi come un parafulmine. Mi difendeva. Su tutto quello che mi succedeva. E devo dire che come se ne avessi quasi la responsabilità di aver preso una ragazza di 16 anni. Certo. E che questo non mi è mai più capitato nel mondo della televisione. Un signore vero. Non mi è mai più capitato, era più che gentile. Sì, era e rispondendo a quello che mi chiedevate prima, Portobello era un vulcano. Ma era un vulcano di è stato poi un modo per presentare Antifone, perché c'era l'intelligenza creativa di Enzo Tortora. Certo. Cioè quello che ha creato quel miracolo televisivo che è stato Portobello. Esatto. Abbiamo un aforisma per tutte e tre, girls. Allora, ce la dice il nostro sommo poeta Federico Moccia. Non era facile scegliere in questo salotto... cinque donne, ho pensato alla Thatcher, Margaret Thatcher. Okay. Se vuoi che venga detto qualcosa, chiedi ad un uomo. Se vuoi che venga fatto qualcosa, chiedi ad una donna. Bravo Federico. Brava Iron Lady, è proprio così. Cosa ne pensate, Marina? Guarda, è assolutamente così. L'uomo parla, ma poi no. Invece la donna è concreta, quando si fa. Infatti anche gli esempi più stupidi. Un uomo si deve lasciare una donna? Fa fatica, quante gliene racconta? La donna, ciao, è stato bello. E va. Perché si dice, gli uomini cazzeggiano e le donne sostituiscono. Questo un po'. Oh no. Brava Simone, brava Simone. Paola, cosa ne pensi? Beh, l'ha detto tu, una donna la di un ferro. Ambiente, tu lavori ancora in un ambiente prettamente maschile. Ma guarda, sinceramente io non faccio mai steccati, quindi ci sono donne che non fanno nulla e uomini che fanno molto. Detto ciò, questo viene detto da un sergente di ferro, dalla Lady di ferro, come Margaret Thatcher, quindi nel suo caso aveva tutte le ragioni per dirlo. Ecco, Susanna? Dipende dalle persone. Mi chiedono di mettere Marina in mezzo, così fanno la bandiera francese.
l'ho pensato, no. Poi dicevamo, dipende dalle persone, perché è soggettivo. Ci sono uomini capaci di essere anche donne, e sono polifunzionali e viceversa. E poi Giuliola Barbieri, la vogliamo ricordare? Era lei che di fianco al nostro Enzo Tortora l'aiutava a fare tutto. Ve la ricordate, ragazzi? Come no, come no. Poi vorrei anche dire una cosa bellissima. Cioè noi, ma Tortora, abbiamo segnato l'evento del cambio dal bianco e nero al colore. È vero, io non me lo scorderò mai. È vero, è vero. Cioè, siamo entrate tutte che c'era ancora l'ultimo anno del bianco e nero. E certo, poi siamo Marina siamo state proprio le prime. Le prime. E quindi entriamo nel mese di giugno, se non sbaglio, in bianco e nero. E questa trasmissione su Rai 2 arriva a 28 milioni di telespettatori. Mamma 28 mia, milioni. Fenomeno culturale, poi, sociale. Nessuno muore, ci trasformiamo in nuova energia. E lui è qui, lo sentite questa energia importante? Il nostro Enzo Tortora oggi è proprio qui con noi. Salutiamo, le diamo il braccio, il sorriso che ci ha insegnato a fare per tutti. Va bene. Allegria, come diceva un altro amico caro. Ecco, va bene. Il programma, comunque, il programma Portobello si basava sul pappagallo. Esatto. Bisognava far parlare il pappagallo, c'era molto di più, ma tutti hanno tentato di far parlare questo benedetto pappagallo. Questo era troppo importante, il pappagallo. Ma la Borboni, adesso. Ci arriviamo. Vediamo quante persone hanno tentato di far parlare e di far dire Portobello al pappagallo, e una sola c'è riuscita. Vediamo. Istinto. Il senso della nostra trasmissione del venerdì sera, che si chiamerà Portobello, è esattamente questo. Mettere il pubblico in condizione di cercare o di trovare le cose più rare, più strane, più difficili. C'è chi cerca un marito, c'è chi cerca una moglie, c'è chi cerca un pappagallo, c'è chi cerca una bombetta. Bene, Portobello tenterà proprio di mettere in comunicazione questi nostri amici che seguiranno ogni venerdì sera appunto Portobello. Cominciava forse a raccontare la sua e la nostra storia, che cominciò nel maggio del 1977. La Rete 2 chiese un programma, si parlava di colori, e scegliemmo proprio il pappagallo come emblema di questo colore. 30 secondi, faccia dire Portobello a Portobello, prego. Portobello. Bello? Porto? Me lo sta affascinando, Porto? Ma... Portobello! Coraggio, che mi prendo. Ma sei un uccellaccio cattivone brutto, eh? Sei bella tu. Se non dici Portobello ti faccio un occhio nero, eh? Ah, me lo dici? Ho capito, allora. Portobello, Portobello, ma va, ti prego, dimmelo. Portobello, 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 Portobello! L'ha detto! La Borboni strionica, faceva tutte le voci, un'attrice straordinaria. Poi a me è rimasto impresso quello che si era presentato, che voleva spostare il turchino per far passare l'aria. C'erano invenzioni. Ma ci arriviamo. Il pappagallo non parlava. No. Cioè, mettiamolo, non parlava mai. Noi ci provavamo durante le prove, poi stavamo lì 2 o 3 giorni alla settimana. Quello proprio non ha mai fatto un suono. Però Susanna stava dicendo l'istinto del pappagallo. L'istinto degli animali e dei pappagalli è proprio quello. Hanno un equilibrio più grande di certe persone, in effetti. In che senso, scusa? Perché quando... sono troppo profonde. Sono un po' addormentata. Perché quando un pappagallo si muove con il becco, fa così, vuol dire che in qualche maniera ha bisogno di attenzioni. E quindi Paola Borboni le ha dato al pappagallo. No, perché Paola Borboni evidentemente ha visto che stava facendo questo movimento, ha capito che era il momento delle intenzioni e lui ha parlato. E lui ha parlato. Hai capito com'era facile? Se l'avessero saputo prima lo facevano parlare tutti. Ma no, secondo me lei ha fatto quei suoni, se non è stata una grandissima attrice. Esatto. Lo voglio rifare, che lo ha in qualche modo sollevato. Comunque resterà un mistero. No, qua sotto. Che poi sento, gli ha fatto così. Adesso proviamo con lei, se vuoi. Così. Guarda, io platismo e terzo mediale, ho già detto si chiama, fai così e piano piano fa solletico. Se tu glielo fai anche al pappagallo, puoi dire basta che lo fai solo al pappagallo, automaticamente fa così. Io voglio continuare così un'altra ora, ragazzi. No, non lo lancio. Quello non parlava, Paola, non parlava. Mi piace troppo, non voglio andare
avanti. Possiamo salutare Gene Gnocchi, che lo scambiano sempre, perché c'è Charlie e Gene, sono due gnocchi, una trasmissione. Ma no, noi abbiamo un gnocco solo. Avete un gnocco solo? Basta, abbiamo un gnocco. Ci vogliono che ne vogliono due. Lasciamo vogliono due. Susanna, Susanna, per favore, so che per farti più giovane ti fai chiamare Susanna WhatsApp. Ma più breve, più breve. Allora, andiamo avanti. Due fratelli gnocchi. Andiamo avanti con Portobello, perché Portobello aveva delle rubriche alle quali, come diceva prima Simona, si sono ispirati moltissimi programmi che sono ancora oggi in onda, come ad esempio quei programmi legati agli incontri sentimentali, non piuttosto che ai matrimoni. Quella rubrica di Portobello si chiamava Fiori d'Arancio. Portobello! È il momento della pagina profumata, quella dei fiori d'arancio. C'è 4-5 lettere, mi hanno molto colpito, no? E oltre che la lettera, alcune hanno mandato la foto e dico la verità che sono molto carine, no? La mia paura è che quando vedranno me magari cambino idea. No, Benito, però... l'hanno già vista e l'hanno trovata simpaticissimo. C'ha una preferenza per qualche regione, signora Antonietta? Beh, guarda, signor Storzoli, io una preferenza vera e propria. Comunque pensavo, penso sempre che... una persona di origine spagnola mi è molto piaciuta, ma che se di origine spagnola? Spagnolo. Un caballero proprio. No. Dicen che la distanza è el olvido. Don Salvatore, di dove? Da Caltagirone. Di professione da quanti anni? 38 anni. Fa quello che Pirandello chiamava uparaninfo. Uparaninfo. Cioè sensale di matrimoni. Sì, la certo. Cosa più incredibile, quest'uomo che ha combinato 1900 matrimoni tutti felici è qui per cercare moglie. Questa è la cosa che... sono un capo, ho un ristorante. Ho capito. Amore, sono emozionato perché mi sento la testa. Figurati io che sto qua, non sono emozionata. Perché ti emozioni? Non ti vede nessuno? Se lo senti, posso farti domanda? Sei, non so, della mia grandezza, parole povere? Oh. Ma a te ti interessa l'altezza? Quando una persona ti vuole bene? No. Che te ne frega dell'altezza? Sì, posso prendere nota? Lasciamoli prendere nota e io dico sempre che Portobello continua anche dopo la parola fine, la posta viene sempre consegnata a tutti coloro che prendono parte a questa trasmissione. Cosa ha cominciato? Con una letterina? Sì, infatti. Da cosa nasce cosa? Ecco, vi siete sposati quando? A febbraio dell'85. Quindi? Il 24 di febbraio dell'85. Sono date a un si dimenticano, sì. Ancora ci abbiamo mezzaluna di miele. Ma quanti amori avete visto nascere, la valanga, anche tanti inviti a cena. Io ricevevo un sacco di inviti a cena. Ma poi non ti sei fidanzata mentre facevi no. Portobello? No, ero già sposatina, giovane. Ah, ok. Però, a parte ringraziare col cuore, scusate Enzo, perché è veramente partito tutto da lì. Quindi sì, dobbiamo certo. Tutto a lui. È vero, poi è vero. Ognuno ha preso la strada, da Corrado, eccetera. Assolutamente. Però, quando Antonella Clerici ha rifatto il famoso Portobello... mi chiamò e ho fatto i fiori d'arancio. Voi non avete idea, cioè... Ma le valanghe di telefonare, il problema è che erano tutti lontano, Sicilia. Se no ci pensavi. Sì, già ci pensavo. Certo. Ma offrivano di tutto, hai capito? Però Simona, Paola, io rivedendo queste immagini, no, guardato, grazie che me le avete proposte con molta attenzione, quella naturalezza lì non si trova più adesso in quei programmi che in qualche modo giustamente ne hanno preso ispirazione. Per lui era tutto estremamente vero, certo. Non c'era un copione, non c'era nulla di scritto, c'era la bravura di Enzo di trovare questo personaggio. Però questo traspariva, no? Quelle che venivano erano emozionate davvero. Oppure... Ma poi parlavano veramente con il pretendente al vero, no? Come dico se che adesso sia peggio, è cambiata la televisione, tutto è diventato più... Allora era tutto quando estremamente abbiamo genuino. La telefonata di De Filippo, cioè De Filippo, io ho tenuto il video, l'ho messo, a un signore modestissimo, semplicissimo, non mi ricordo che... De Filippo in linea che le diceva, certo. Capisci? No, cioè. Ma non c'erano gerarchie, era tutto molto vicino. Esatto. Una volta non esistevano i social, per fortuna
purtroppo. Non lo so, forse è che, ecco, la prima che hai detto. Okay. Ma quindi venivano gli inventori a presentare i loro prodotti, le loro idee, e magari trovavano anche qualcuno che li poteva sopportare. Vediamo. Caro commendatore, dunque, questa ipotesi per lo spazio, dicevamo che nessun astronauta forse può prescindere da questo tipo. Via, attenzione, uno, due. Quindi io la prego immediatamente di far vedere, dopo un minuto e mezzo che è entrato in azione, il suo timer, perché è un letto a timer, che cosa accade. Lo faccia eccezionalmente così, per noi, per abbreviarlo. Attenzione, signore e signori, accade questo. L'Italia si è testa! Vediamo l'invenzione allora di questo nostro giovane, devo dire, molto in gamba, perché... Ah, dunque, allora, sei pronto? Sì. Eh? Sì. Allora, possiamo vedere che cosa succede? Chi è? Pippo Baudo. No, te sei il lupo! Ah, l'hai visto! Io propongo di aprire una finestra in Valpadana, in quanto la porta ce l'abbiamo già, da Trieste... nelle Venezie via. C'è un solo punto dove aprire la finestra. Qui, sul passo del Turchino. Che cosa intende per spianare il passo del Turchino? Abbassarlo sino al livello del mare. Senza tutte quelle curve. E se non ci fossi io in questa casa, se non ci fossi io si andrebbe veramente a bagno. Sì, 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 sì. Predica Berto che predichi al deserto. Fulgente in Enzo Tortora, perché ne abbiamo un uomo straordinario, però c'era anche quell'ironia, quel sarcasmo, no? Che la faceva anche diventare un po' cattivello, in alcune, però nel modo giusto. Quella sera del Turchino io e Marina c'eravamo, voi non avete idea di quante persone che abitavano, lì c'era la nostra amica Anna Vitale che salutiamo. Sì, Anna, ciao. Quante persone hanno chiamato disperate, preoccupatissime che gli portassero via la casa, che gli spianassero la casa. Sì, sì. Comunque, è stato un delirio. È l'ora dell'epigenetica adesso, è sana alimentazione, sport e movimento, se non mi ricordo male tra poco inizia qualcosa di estremamente sportivo e poi buoni rapporti, è giusto? È no. Così? No. A me hanno detto di sì, che tra poco ci sono delle cose sportive da vedere. No, oggi è domenica, non nel nostro ragazzi. Programma. Io ginnastica no. Allora, diciamo che non c'è ginnastica, non è una roba così, però adesso parliamo di qualcosa che io e te, Susanna, non abbiamo mai fatto, ma che loro tre hanno fatto. Wow. Cosa abbiamo fatto? Vediamo. Guarda già. Non può mancare una presenza femminile, il lato rosa dello sport. Abbiamo una veterana della televisione che è anche una donna affascinante, Marina Perzi. Buonasera a tutti. Io da molti anni saluto i telespettatori, come forse qualcuno ricorderà, dicendo, speculando obiecamente su una citazione dantesca, amici miei, non dell'avventura. Quest'anno non lo posso dire più perché l'avventura è con noi, è il grande acquisto della Domenica Sportiva. Simona Ventura. Ciao Sandro, buonasera a tutti. Oh, aspetta un momento che qui c'è da fare un'operazione. Una sorpresa. Tu adesso sei della Rai. Oh. Fallo te perché sennò poi figurati. Allora, in nome di Pasquarelli, Vespa e Stagno ti battezzo Rai. Vogliamo inquadrare questa cosa. In apertura dobbiamo sicuramente un omaggio alla grandissima impresa di Schumacher. Erano 8 anni che la Ferrari non vinceva il Gran Premio di Monza. Bene, andiamo avanti con la nostra puntata, nuova serie della Domenica Sportiva con due protagonisti molto importanti. Abbiamo già ricevuto il primo dei quotidiani, si tratta della Gazzetta dello Sport, vediamo il titolo a tutta pagina, eccolo, lo vediamo, è Trionfo per la Ferrari, parte alla grande la nuova edizione della Domenica Sportiva e vediamo qui sorridente Michael Schumacher che si rivolge appunto allo staff della trasmissione. Devo dire che voi siete state veramente tre pioniere, perché quello era un periodo in cui parlare di sport per una donna ed essere credibile non era una cosa facile. No, no. Infatti a me, per esempio, mi infilare è una brutta parola. Di bene, Maria. Quell'anno lì avevano deciso di mettere anche un po' di spettacolo. Certo. Infatti io arrivavo dallo spettacolo e si inventò la zona Cesarini. Certo. Che dopo Gianni, che era semmina grande, Gianni, applauso Gianni.
Gianni. Che giganti, vogliamo giganti. Dire. Grande Sandro Ciotti, ne abbiamo visti un po'. Esatto. Eh? E questo è il mestiere, perché alla fine si impara un mestiere, che tu sai. E mi ricordo che c'era questa cosa di iniziare, poi tu hai sdoganato andando avanti con tutto quello che hai fatto. Voi tutte siete state proprio le prime ad avere credibilità come donne che parlavano però era di dire sport. Me, sì, io mi ricordo che avevo un'ansia le prime volte, certo. Mi faceva le ripetizioni donne dello stagno, sport, così. Diciamo per dire che la Tito, dello sport. Diciamo che donne loro hanno aperto loro. La strada no, alla grandissima. Sì. Io sono stata la prima proprio a condurla come giornalista, esatto. Quindi con sì. Una responsabilità e un peso, anche una meno leggerezza, loro forse certo. Si sono divertite di più. Io, come Simona sa, avevo questo peso perché la mia paura era, se va male, brucio tutte le donne. Quando certo, io facevo con Minà, tu eri sui campi, facevi la radiocronaca. Io ho fatto tante, come tante, come Simona, tanta gavetta, esatto. Ma al di là di quello, se ti danno una responsabilità e poi... toppi come donna bruci le altre. Però io devo ringraziare Marina. Perché Marina è venuta nel 91, poi ho fatto il 92-93 e poi Marina è tornata nel 94 e io, grazie a Marina, perché io ho pensato di rifare la domenica sportiva, grazie Marina. Ma meno perché male, io non sono grazie. Andata a mai dire gol, quindi è iniziato. E io mi ricordo benissimo quando ti sei arrivata a mai dire gol. Gene, hai un sondaggio, Gene. No.